monopattino è uno strumento molto utile per la mobilità dolce, soprattutto nelle grandi città. È anche vero insomma, ci sono stati tanti incidenti, tanti problemi di sicurezza, quindi le due cose si debbono contemperare perché noi dobbiamo garantire mobilità, ma una mobilità sicura. Napoli, per quanto riguarda poi il tema del trasporto in città, noi abbiamo approvato da poco il piano urbano di mobilità sostenibile, che è anche quello del comunale, sia quello comunale che quello città metropolitana in fase proprio di approvazione, è finito in fase di approvazione. Noi abbiamo degli obiettivi chiari, che è quello di rafforzare ovviamente la mobilità su ferro, perché questo aiuta ovviamente a ridurre e ci consentirà di prendere provvedimenti più severi per ridurre il traffico in città. Però per far questo abbiamo bisogno di fare un salto di qualità sulle nostre reti cittadine, e stiamo facendo questo sforzo. Adesso stiamo mettendo rapidamente i nuovi treni, apriremo nuove stazioni, la linea 6 che entro l'anno prossimo sarà operativa, quindi cercheremo di prolungare gli orari, quindi insomma stiamo facendo un grosso investimento, un grosso sforzo su quello. Bisogna anche migliorare la connessione tra la città e l'area metropolitana, perché molto del traffico in città dipende da chi viene fuori per lavorare, per studiare, per fare le sue cose, insomma, le sue attività nella nostra città. Quindi è un percorso ancora da portare avanti. Sicuramente noi andiamo in una direzione di avere meno auto in città e avere più possibilità di una mobilità che sia mobilità su ferro che mobilità dolce.